Nuovo ordine mondiale, 5G, vaccini, Pizzagate, Grande Reset, QAnon, Illuminati, Covid-19, propaganda russa. Ma veramente? Ciao, io sono Camilla Vagnozzi e questo è Veramente, il podcast di Facta News. Oggi parliamo in generale di disinformazione e di come la nostra mente possa sia ingannarci sia salvarci quando si tratta di notizie false, decontestualizzate o modificate. Che cosa intendo dirvi? Che credere alle notizie false è umano, succede a tutti, anche ai migliori tra noi. La nostra mente, come cercherò di spiegarvi tra poco, ogni tanto ci fa però cadere in errore. Nulla di grave, a patto che proprio grazie agli strumenti che la nostra mente ci offre si riesca a riprendere una retta via, passatemi l'espressione, rendendosi poi conto dell'errore e facendo propri consigli e strumenti utili per cercare di avere sempre ben chiaro cosa è vero e cosa invece non lo è. Tengo in modo particolare all'argomento di questo episodio ed è al tempo stesso impossibile distaccarci da quelli che sono gli eventi che riguardano le nostre giornate e il nostro recente passato. Cercherò quindi di prendere come esempi proprio delle notizie o dei complotti che hanno a che fare con gli eventi che negli ultimi giorni, settimane e mesi hanno caratterizzato le nostre vite, così da mantenere sempre un occhio attento all'attualità della disinformazione. Ma iniziamo dal principio. Perché crediamo alle notizie false? La verità è che la nostra mente ogni tanto va in cortocircuito. Ma tranquilli, abbiamo una soluzione. Psicologi e sociologi da tempo analizzano il fenomeno delle notizie false ed è corretto chiarire sin da subito che il modo in cui valutiamo una notizia non è sempre analitico e oggettivo. Quando leggiamo o sentiamo dire qualcosa, siamo generalmente portati a crederci, a meno che non ci siano degli indizi significativi che ci facciano nascere un qualche sospetto. Ciò accade perché tutti noi esseri umani accettiamo o respingiamo le informazioni tramite una serie di bias cognitivi, una tendenza sistematica e non razionale nel modo in cui prendiamo delle decisioni. Non si tratta di una novità degli ultimi anni, ma di meccanismi intuitivi che si sono sviluppati con molte probabilità per prendere delle decisioni rapide quando eravamo ancora uomini delle caverne e che possono condurci fuori strada nel contesto sia dell'informazione ma anche della disinformazione di oggi. Vi faccio un esempio. Tutti noi sappiamo che non tutte le fonti sono uguali, ma tendiamo a considerare una notizia che ci viene riportata da una fonte familiare più verosimile e si tratta di un processo quasi automatico. Amici, famiglia, contatti sui social network, ma anche generiche realtà con cui si condivide una visione del mondo, come ad esempio i giornali o determinati siti internet che riflettono le nostre opinioni. Se riceviamo un'informazione da una di queste fonti, siamo portati a considerarla più verosimile rispetto invece ad una notizia che ci viene detta da fonti a noi estranee. Già questo è un primo passaggio complesso per la nostra mente. Non credere a chi ci è familiare non è infatti per niente semplice. La questione però si complica ulteriormente perché, oltre all'impressione che le fonti vicine siano anche le più affidabili, è anche facile credere alle informazioni che confermano in qualche modo delle convinzioni già esistenti o che ci appaiano coerenti con il sistema di valori o di conoscenze che già abbiamo, piuttosto che credere invece a quelle informazioni che ci mettono in qualche modo in discussione. Stiamo parlando di un altro bias, quello di conferma. Vi faccio un altro esempio e facciamo un diretto riferimento all'attualità. Se una persona, un utente, un lettore o un ascoltatore è a favore della politica estera russa, sarà più predisposto a dare credito alle notizie e alle informazioni che considerano positivamente l'argomento, piuttosto che a quelle che lo screditano o lo criticano. Questo meccanismo diventa poi ancora più centrale sui social network, dove le opinioni, qualunque esse siano, tendono ad essere polarizzate. Gli studi del gruppo di ricerca diretto da Walter Quattrociocchi del laboratorio di data science dell'Università Ca' Foscari di Venezia hanno dimostrato che gli utenti dei social network tendono a interagire con bolle, cioè delle reti sociali che condividono gli stessi interessi e ideologie, in cui vengono diffusi quasi esclusivamente contenuti coerenti con l'ideologia della bolla, rafforzando quindi il bias di conferma. È il fenomeno delle cosiddette camere dell'eco o in lingua inglese echo chamber. Infine, un'ultima importante informazione da tenere a mente. Se
più persone attorno a noi riprendono una stessa notizia, quasi automaticamente siamo poi portati a ritenerla più credibile e a metterla meno in discussione. Si tratta di un altro bias della natura umana, ovvero l'effetto della familiarità. Anche in questo caso non è una novità per noi esseri umani, ma è qualcosa di noto fin dal 1945, quando uno studio dimostrò che in tempo di guerra le informazioni non ufficiali, e spesso false o quantomeno distorte, venivano credute quanto più erano ripetute. E ad esempio quanto successo nelle prime fasi della pandemia, quando si credeva che rimedi naturali quali gargarismi o l'ingerire particolari cibi potessero arrecare un qualche vantaggio al rischio più o meno maggiore di contrarre l'infezione. Ma quindi, come ci difendiamo? In apertura vi ho anticipato che la nostra mente può farci cadere in errore, ma è anche lì pronta a salvarci. Bisogna infatti far leva sul nostro ingegno e stimolare il nostro senso critico. Farsi delle domande, chiedersi perché ci siamo imbattuti in una notizia, da dove proviene e che cosa vuole trasmetterci, ci aiuta ad indagare e ad orientarci meglio. Spesso poi le notizie troppo belle o troppo brutte per essere vere non lo sono. Purtroppo questo discorso non vale con la guerra e tutte le atrocità commesse, ma vale per tanti altri temi o argomenti. Complotti sui vaccini, false teorie sulla Covid-19 o sulla tecnologia 5G. Cerchiamo di essere quanto più oggettivi possibili e di lasciarci trasportare solo quando siamo davvero sicuri si tratti di notizie e informazioni reali. Infine, tra i consigli utili c'è anche il prestare attenzione a non cadere nella cosiddetta illusione di comprendere. Su questo c'è un interessante studio dell'Università di Yale sull'argomento che vi lascio tra i link utili qui sotto la descrizione. Spesso crediamo di comprendere bene concetti complessi, ma in realtà non è così, ed è dimostrato dalla difficoltà in cui poi si incorre se si cerca di spiegarli ad altri. Un esempio semplice ed efficace è il cosiddetto test della bicicletta. Tutti pensiamo di sapere all'incirca come funziona una bicicletta, ma nel momento in cui ci viene chiesto di disegnarla, pochi riescono a tracciare uno schizzo accurato, oppure a decidere quale disegno corrisponda maggiormente alla vera struttura del mezzo. Questo che cosa ci dimostra? Che ogni tanto pensiamo di avere perfettamente chiaro come funziona qualcosa, ma in realtà non è del tutto così. Torniamo alle notizie false e alla reazione umana che spesso provocano. Dimostrare che una foto che dovrebbe, ad esempio, mostrare la situazione in Ucraina è in realtà stata modificata, o che un video sulla campagna di vaccinazione è stato decontestualizzato, o che un testo di un presunto virologo in realtà è stato inventato, può essere relativamente semplice. Se si cade in un errore di questo tipo e si considera vero un contenuto che è in realtà falso, ricredersi può avvenire in modo abbastanza naturale una volta viste le prove, e quindi fatti, dati e informazioni, che dimostrano che si trattava di una falsità. Con i complotti, però, la storia è ben diversa. Siamo infatti ad un livello differente di disinformazione che è, per molti versi, ancora più potente, anche nel rapporto con la nostra mente. La forza del complotto sta nel fatto che tendiamo a credere alle informazioni se queste sono inserite all'interno di una narrativa coerente ed emozionante, in cui poi ogni passaggio si sostiene con l'altro e ci suscita in qualche modo delle emozioni. Se ci pensiamo, infatti, una teoria del complotto è più o meno sempre impostata allo stesso modo. C'è una cornice drammatica molto potente ed evocativa che segue spesso modelli narrativi come, ad esempio, quello di un gruppo di ribelli che si oppone ad una élite corrotta e malvagia. Queste narrazioni sono particolarmente convincenti perché, a differenza della realtà, hanno una spiegazione per tutto, cioè tutti i fatti diventano la presunta prova della cospirazione, oppure, se sono in contrasto con la narrativa, menzogne del presunto nemico. I bias di cui vi ho parlato poco fa c'entrano sicuramente anche con i complotti, ma se ne aggiunge anche un altro. Il bias di proporzionalità, cioè nella convinzione che a un evento di grande importanza debba necessariamente corrispondere una causa altrettanto grande. Ad esempio, c'è il caso dell'omicidio Kennedy. I complotti sono nati e vengono ancora oggi fomentati perché per molti è impossibile pensare che un così centrale episodio storico sia responsabilità di una sola persona, Lee Harvey Oswald. You killed the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall. Infine, dobbiamo fare riferimento ad un'ultima questione.
Stando ad alcuni studi, i complotti soddisfano spesso quelli che sono dei bisogni psicologici umani, quale appunto il trovare una risposta o il giustificare ciò che succede. E proprio per questo accompagnano quasi automaticamente tutti gli eventi storici di rilievo o comunque i periodi particolarmente difficili per noi umani. È successo così con la pandemia e sta accadendo qualcosa di simile anche con la guerra tra Russia e Ucraina. La forma più raffinata di complottismo non è infatti inventare di sana pianta i fatti, ma in qualche modo confondere i dati reali, tracciando delle connessioni pretestuose e infondate tra fatti davvero accaduti e ciò che invece non esiste. Insomma, una vera e propria esasperazione della realtà. La ricetta costante di molte narrazioni del passato è stata quella di portare infatti ai limiti estremi dell'interpretazione anche semplici suggestioni, quindi coincidenze temporali che diventano certezze, fili rossi che si connettono e che danno conferme, illudendo di capire dei disegni nascosti. Ma infine, al di là di quello che può succedere a noi e alla nostra mente, come relazionarsi con chi crede nei complotti? Non c'è una linea guida generale, ma ci sono alcuni consigli utili che rispondono proprio a questa domanda. Spesso i teorici dei complotti fanno riferimento a studi o ricostruzioni ufficiali. L'analisi delle fonti è davvero fondamentale per capire se si tratta di un contenuto o di una ricostruzione di cui è possibile fidarsi oppure no. Non bisogna mai lasciarsi coinvolgere dalla forza o dall'emotività di un messaggio, ma cercare di mantenere sempre una lucidità e oggettività necessaria per scoprire chi c'è dietro, se si tratta davvero di una fonte ufficiale oppure no. Quando invece le fonti mancano, spesso i complottisti menzionano personaggi pubblici o studiosi di rilievo che sembrano, almeno apparentemente, supportare la ricostruzione complottista degli eventi. In molti casi, però, una rapida ricerca su Google rivelerà che molti di questi nomi e le loro presunte credenziali sono false o quantomeno fuorvianti. In realtà potrebbe trattarsi di una persona reale con una certa esperienza, ma non all'interno del campo in esame, ma tuttavia le sue opinioni sono dipinte come una presa autorevole. Situazioni di questo tipo sono accadute spesso durante le diverse fasi della pandemia. Attenzione poi a non confrontare, come si suol dire, mele con pere. Spesso nei complotti accade così. Sembrano esserci coincidenze o pensieri condivisi quando in realtà si stanno confrontando due cose diverse. D'altra parte, gli studiosi consigliano di approcciare i complottisti con un linguaggio e delle modalità di comunicazione simili alle loro, ma incentrate su dati e fonti ufficiali. Porsi in qualche modo sullo stesso livello di linguaggio, ma modificarne decisamente i contenuti. Infine, ricordiamoci che c'è un momento in cui è bene e giusto accettare di non essere d'accordo. Discutere e confrontarsi senza ascoltarsi rischia di portare ad ancora maggiori ostilità e a far leva sui vari bias della natura umana, portando a dei risultati controproducenti. Per informarsi correttamente serve tempo e pazienza. Lo stesso vale anche per contribuire ad una corretta informazione dell'altro. Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Scegli a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo: segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero WhatsApp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per non perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al canale di Facta News su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast. Il podcast di Facta News è stato scritto da Camilla Vagnozzi ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Camilla Vagnozzi e questo era Veramente, il podcast di Facta News.